Buon salve! Vediamo brevemente quali potranno essere le prossime funzioni che LMS aggiungerà nella versione 1.3. È una versione ancora molto lontana, ma prima un giorno arriverà, e quindi parliamo di quali potrebbero essere le funzioni. Per prima cosa cominciamo con due funzioni che sono già state inserite nel programma, quindi sono già funzionanti, e che sicuramente ci saranno quando la 1.3 uscirà. La prima è un nuovo plugin che si chiama Expressive. Questo plugin prende una funzione scritta in termini matematici, quindi scritta con la tastiera, con tanto di alcune variabili che possono poi cambiare nel tempo con delle automazioni, con dei controlli, e lo fa diventare suono. Questo è uno strumento che esiste in alcune forme in altri programmi, per esempio Caustic penso che ce l'abbia, e potrebbe essere molto interessante per fare suoni particolarmente distorti. Seconda funzione sarà la possibilità di impostare le note presenti in un blocco piano roll come ghost note, quindi come note fantasma, in modo che queste siano visibili quando si stanno modificando altri suoni, altre melodie. Ora veniamo a quattro funzioni che sono invece ancora in fase di sviluppo, sono in force. La prima non è tanto una funzione ma è un rework. In particolare vediamo la barra superiore che è un po' modernizzata con uno stile un po' diverso. Non è finale questo stile, sarà probabilmente diverso nella versione finale, però questa è un po' la direzione che si vuole prendere. Seconda funzione è la possibilità di staccare le finestrelle di LMS dal programma. In questo modo è possibile farle uscire dalla finestra del programma e quindi metterle per esempio in un secondo schermo. Questo sarà molto molto utile per le persone che lavorano appunto con più schermi. Terza funzione, il groove, che è una funzione presente in molti altri programmi, per esempio FL Studio. In particolare, diciamo, permette di inserire questo groove, cioè di rallentare un po' il tempo tra il primo e il secondo tocco e tra il terzo e il quarto, in modo da avere un suono, un ritmo con un groove diverso. Non saprei come spiegarlo, però insomma, chi ha utilizzato la funzione groove in altri programmi sa di cosa parlo, e questo finalmente arriverà su LMS forse, diciamo, hanno quasi finito. Ci sono alcuni elementi ancora da risolvere, però è impostato che dovrà arrivare nella 1.3, quindi nella 1.3 ce l'avremo, si spera. L'ultima cosa, la grande richiesta, la possibilità di registrare su LMS. Ancora non è terminato il lavoro, è in grande sviluppo, ci stanno lavorando moltissimo, anche in questi mesi di quarantena ci stanno lavorando, sarà un grandissimo passo in avanti. Ancora ci vuole un po' di lavoro, però arriverà nella 1.3, almeno secondo i piani attuali. Questo è tutto, è stato veramente un lampo, ci si vede.